Bene, passiamo all'interrogazione numero 154, fatta dal consigliere Morroni Presmacchi, risponde l'assessore Barberini. Bene, sì, come diceva Presidente, parliamo della famosa delibera, ormai famosa nel nostro territorio, numero 971 del 10 settembre 2018, la quale prevede un nuovo modello organizzativo in merito alla rete regionale di servizi di diagnostica di laboratorio. Dico famoso perché dopo questa delibera c'è stato un movimento e una presa di posizione da parte sia delle istituzioni, faccio riferimento ai sindaci, ai consiglieri regionali del territorio, ma faccio riferimento anche alle associazioni e agli stessi cittadini. Associazioni che hanno promosso qualche giorno fa una raccolta firme proprio al fine di sottolineare le cose che in questa delibera non vanno e quello che si ritiene debba essere superato. A seguito di questa raccolta firme, ricordiamo che nel nostro territorio l'unica raccolta firme per la sanità è stata fatta dopo il trasferimento a Branca dell'ospedale per far sì che nel centro storico permanesse una autoambulanza non medicalizzata H12 che di fatto portò alla raccolta di oltre 10.000 firme. Quindi non è che se ne fa una all'anno o una al mese, questo significa che la questione è molto sentita, ma è molto sentita perché, come dice la delibera, il 60-70% delle prestazioni all'interno dell'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino riguarda il laboratorio analisi, quindi chiaramente questo significa che tutto passa da quel settore e quindi anche gli altri settori chiaramente ne risentono sia in positivo che in negativo a seconda che venga potenziato o venga depotenziato quel settore. Dico subito, prima di illustrare la mia interrogazione, che a seguito di questa delibera e a seguito anche poi degli incontri che ci sono stati con l'assessore e degli incontri che abbiamo avuto a livello istituzionale, l'assessore ha precisato con un comunicato la posizione anche in merito a quello che è l'oggetto della delibera, il suo contenuto, e è stata convocata per giovedì 18 uno specifico incontro chiamato Stati Generali della Sanità, in cui di fatto si parlerà, oltre che della questione laboratorio analisi, anche di come rilanciare sia i servizi ospedalieri sia i servizi territoriali in quel comprensorio. Da cosa nasce la problematicità che abbiamo riscontrato in questa delibera? Nasce dal fatto che nella riorganizzazione è previsto un sistema che prevede che ci sono ospedali di emergenza urgenza che vengono considerati hub, quindi centri di riferimento anche per quanto riguarda le prestazioni più difficili o complicate da eseguire a livello di laboratorio, ed altri, parlo sempre dell'emergenza urgenza, che invece vengono considerati SPOC, cioè centri in cui si effettuano soltanto le analisi di base, mentre per quanto riguarda le analisi più difficoltose e le analisi che vengono compiute all'esterno dell'ospedale, cioè per quanto riguarda pazienti non ricoverati, quelle analisi non verranno più effettuate all'interno del laboratorio, ma verranno portati, dice la delibera, al hub di Città di Castello per quanto riguarda l'ospedale di Branca e all'hub di Foligno per quanto riguarda l'ospedale di emergenza urgenza di Spoleto, mentre viene salvaguardato l'ospedale di Orvieto per tutta una serie di esigenze territoriali e di marginalità dell'ospedale stesso. Allora, detto questo, intanto, assessore, nessuno di noi ha ben capito perché è stato salvaguardato come hub, è scelto come hub l'ospedale di Città di Castello e non l'ospedale di Branca, quando per quanto riguarda le prestazioni e i numeri ci dicono che per quanto riguarda i prelievi esterni l'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino ha 8.000 prestazioni in più rispetto a quelli di Città di Castello. Ma al di là del campanilismo spiccio, ma questo serve soltanto per capire qual è stato il motivo per cui si è agito in una determinata direzione, si ritiene che non possa essere fatta questa distinzione, ossia nell'ambito degli ospedali di emergenza urgenza, in tutti i cinque ospedali di emergenza urgenza dell'Umbria,
va mantenuto un presidio hub, cioè in tutti questi ospedali il laboratorio analisi deve essere aperto H24 con un tecnico e con un medico che deve effettuare la refertazione, mentre nella delibera almeno inizialmente si parlava d'altro, e allo stesso tempo bisogna far sì che gli stessi esami vengano eseguiti all'interno dei laboratori degli ospedali di emergenza urgenza e non con un trasporto sanitario delle 615.000 provette, questi sono i dati del 2017, ma addirittura c'è qualcosa di meglio nel 2018, che vengono trasportati sia per discorso di tempi sia per il discorso della qualità degli esami presso altri ospedali, sia che sia Città di Castello sia che sia Perugia. Per noi da questo punto di vista non c'è diversità. Allora, e questo è l'oggetto dell'interrogazione, quello che le chiediamo, Assessore, è questo: da un lato di essere coerenti con l'intuizione che c'è stata di aver chiuso due ospedali, quello di Gubbio e di Gualdo Tadino, aver creato un nuovo ospedale, averci investito, averlo potenziato, aver anche avuto l'intuizione di metterlo a branca in un centro che in questi anni sta aumentando il numero degli utenti e delle prestazioni, non soltanto per la professionalità degli operatori, ma anche e soprattutto per una viabilità che finalmente ha escluso l'isolamento di quel territorio rispetto sia al capoluogo di regione sia rispetto alla vicina Marche. E in seguito le direi anche questo: noi nelle prossime settimane dovremmo arrivare a ricoprire i primariati di importanti settori, quali quello di medicina, quali quello di cardiologia, quali quello di neurologia, quali quello di chirurgia, prossimamente, perché andrà in pensione per limite di età l'ottimo chirurgo Minciotti, e quindi non possiamo far sì che questi primariati si trovino un laboratorio depotenziato. Ho capito bene che, in base anche a quello che dice la delibera e a quello che lei ci dice, non ci saranno disagi per i cittadini. Noi riteniamo però che quell'ospedale, per essere un hub, per essere un riferimento, per essere un centro in cui gli utenti vanno con la sicurezza e la garanzia di essere curati al meglio, debbono avere un ospedale che abbia anche un laboratorio analisi. Consigliere Sbacchi, concluda. Hub. Grazie. Allora, consigliere Morroni, per cortesia rimaniamo nei tempi, anche perché c'è la diretta streaming, potrebbe annoiare i nostri ascoltatori. Sì, grazie Vicepresidente. Io aggiungerò poche considerazioni a quanto esposto dal collega che mi ha preceduto, semplicemente focalizzando alcune questioni. La prima, la delibera in questione, quella del 10 settembre, così come è stata formulata e per i contenuti che la caratterizzano, segna oggettivamente un orizzonte di indebolimento del presidio di Branca. E non è stato casuale che dinanzi ai contenuti della stessa abbiamo assistito a una bella prova per quanto riguarda il nostro territorio, perché esempi di raccolta di firme ci sono stati anche in passato e anche al di là dell'esperienza che ricordava il collega Smacchi. Mentre è più difficile rintracciare occasioni dove le forze istituzionali, politiche e le associazioni del territorio si sono ritrovate compattamente, al di là delle differenze politiche o di appartenenza territoriale, in un territorio tra l'altro segnato anche da rapporti, come dire, problematici nel corso del tempo. Quindi, diciamo, è stato più casuale, invece più raro, trovare occasioni di compattezza, come invece si sono determinati in questa circostanza. Ora, l'interrogazione che mi sono sentito nel dovere di avanzare all'assessore Barberini è un'interrogazione che chiede esplicitamente quali sono stati i criteri adottati dalla Giunta regionale per dare corpo a un provvedimento del genere, che sì, è vero, se ne ritrova traccia in una delibera anche del 2014, però è altresì incontrovertibile il fatto che nella prassi
al di là del contenuto della delibera del 2014, che già introduceva, e non era il primo momento quello, questa articolazione tra centri hub e centri SPOC, però nella prassi, dicevo, il presidio di branca, e stessa valutazione credo la si possa fare anche per gli altri presidi, in particolare per quello di Spoleto, nella sostanza la loro attività era perfettamente all'interno dell'attività prevista per i centri hub. Quindi io rimango al merito dell'interrogazione. Avremo, come veniva ricordato poco fa, un appuntamento importante, che è quello di giovedì 18, che mi auguro possa rappresentare un'occasione di ulteriore approfondimento, di messa a fuoco non solo del merito dell'atto che stiamo analizzando quest'oggi, ma anche di quelle che sono le prospettive connesse ad una dinamica di potenziamento di questa struttura, che sta vivendo una fase di forte incremento delle proprie prestazioni di servizi in relazione ad alcune dinamiche favorite anche dalle infrastrutture che hanno trovato concretizzazione in questi ultimi tempi, in quell'area. Però ecco, capire quali sono stati i criteri, Assessore Barberini, che hanno portato a questa determinazione, che comunque, e in questo anticipo un po' anche il punto di vista che avrò il piacere di rappresentare giovedì mattina, non può essere accettata, perché incoerente rispetto ad una prospettiva di sviluppo e di consolidamento progressivo di quella realtà. Grazie. E risponde l'assessore Barberini a tutte e due. Sì, grazie. Ringrazio entrambi gli interroganti per aver posto in quest'aula alla nostra attenzione un tema che è effettivamente caldo nella nostra comunità regionale, e permettetemi di dire, probabilmente nasce anche da errate valutazioni ed equivoci di cui, insomma, effetti e ragioni cercherò di esporre nel breve tempo che che ho a disposizione, pur rappresentando e confermando che l'iniziativa che faremo all'ospedale Branca il 18 di questo mese, dopodomani, è una iniziativa che mettiamo in atto anche per presentare gli interventi, gli obiettivi raggiunti e i risultati conseguiti in questi ultimi anni, sia in termini di incremento di volume delle attività, sia in termini di potenziamento delle strutture ospedaliere ed anche diciamo territoriali. Non a caso, in risposta alla precedente interrogazione data al consigliere Smacchi, venivano rappresentati due significativi interventi nel territorio, con la diciamo il centro salute da un lato di Gubbio, e con la ristrutturazione, l'avvio del percorso alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, a cui potremo dar seguito, appunto, alla ristrutturazione dell'ex Calai. Si leggono tutti insieme, perché interventi ospedalieri vanno letti anche con diciamo interventi territoriali, di sanità territoriale, che in qualche modo rispondono in maniera puntuale, scusate, in maniera puntuale ai bisogni di salute di quel territorio. La delibera, scusate, ma l'assessore alla salute non sta bene. L'assessore alla salute non sta bene, si intuisce, insomma. Allora, dicevo che la delibera, la famosa delibera di riorganizzazione dei servizi di diagnostica di laboratorio, o meglio, il nuovo modello organizzativo che viene in questa fase individuato ma non applicato, nasce e trae origine anche da due precedenti delibere della Giunta regionale, una del 2008 e una successiva del 2014. Ma soprattutto, alla fine, quello che mi preme sottolineare è che questa riorganizzazione non è facoltativa, è obbligatoria applicarla alla luce degli adempimenti che sono stati esattamente definiti nell'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2014.
e 11, contenenti criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica di laboratorio. Siamo una delle poche regioni che ancora questa diagnostica, questi servizi non l'ha riorganizzati tenendo conto puntualmente di queste linee guida, che sono linee guida che non hanno una valutazione politica, ma hanno una valutazione prettamente tecnica. Alla luce di quelle linee guida, cito ad esempio l'Emilia-Romagna, così attacchiamo tutti anche i colori politici, far capire che tutti in qualche modo rispondono puntualmente, anche regioni amministrate da soggetti politici, no, di parti opposte. L'Emilia-Romagna ha fatto riorganizzazioni in tal senso, lo ha fatto arrivando a fare un laboratorio hub con 1.200.000 abitanti. La Lombardia fa laboratori hub da oltre 1.300.000 abitanti, la stessa Puglia e la stessa Campania hanno fatto deliberazioni in tal senso. La logica è quella, cercare di innalzare il livello qualitativo delle prestazioni della diagnostica laboratoriale, cercando in qualche modo di aumentare il numero delle attività che vengono concentrate in determinati luoghi e cercare di efficientare il sistema. Attenzione, l'accordo del 2011, qualora non venisse correttamente applicato, determinerebbe una inadempienza della Regione Umbria presso il tavolo di monitoraggio nazionale che viene istituito presso il Ministero della Salute circa l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA. La cui inadempienza determinerebbe non solo un peggioramento, una valutazione qualitativa del nostro servizio sanitario regionale, ma potrebbe anche determinare una sorta di contrazione, stante il mancato raggiungimento degli obiettivi, del fondo sanitario che viene assegnato annualmente ad ogni singola regione. Alcuni adempimenti, nel caso in cui vengano puntualmente raggiunti, determinano un incremento del fondo sanitario regionale. Nel caso in cui non vengano invece raggiunti, c'è una sorta di penalizzazione, chiamiamolo l'effetto bastone e carota nella sostanza. Quindi, nell'atto deliberativo, e credo che nasca nella convinzione di tutte le comunità in quel territorio un errore concettuale, e l'errore concettuale è: se non ho il laboratorio per l'attività esterna, automaticamente c'è una sorta di analogia, di immediata riduzione qualitativa e depauperamento dei presidi ospedalieri, o meglio del presidio ospedaliero, che non farà più magari interventi, servizi diagnostici di laboratorio per il territorio. Questo noi l'abbiamo chiaramente, puntualmente definito, perché abbiamo detto che questo processo, questa delibera, non va minimamente a incidere sulla rete dell'emergenza urgenza di primo livello, e gli ospedali interessati, nel caso specifico dell'interrogazione l'ospedale di Gubbio Gualdo Guadino, è e resterà anche nel redigendo piano sanitario un ospedale perfettamente inserito nella rete di emergenza urgenza. C'è di più, abbiamo ulteriormente chiarito un aspetto che secondo me è dirimente su questa questione, e l'abbiamo fatto con un atto che è estremamente formale, perché è un atto che ha il valore tecnico e politico, un valore politico perché c'è la mia firma, un valore tecnico perché c'è la firma di tutta la struttura, di tutta la direzione regionale alla salute, dove abbiamo detto che in ogni ospedale dei sedi di pronto soccorso e degenza per acuti, e in particolare che ospedali della rete emergenza urgenza, il laboratorio resterà aperto H24 per 365 giorni l'anno, in modo tale che tutte le prestazioni che si rendessero necessarie per garantire qualità, assistenza e tempestività possono essere assicurate all'interno dell'ospedale stesso. Quindi, sotto questo aspetto, Branca non
non determinerà e non avrà alcuna riduzione. Non solo, abbiamo anche detto che gli ospedali della rete emergenza-urgenza, nei quali insistono centri specialistici di riferimento regionale, dovranno essere ulteriormente potenziati anche in relazione ai servizi laboratoriali. Nel caso specifico, l'ospedale di Gubbio Gualdo Tadino è sede di regionale centro di riferimento della fibrosi cistica e pertanto, per quanto attiene all'attività di laboratorio di diagnostica all'interno dell'ospedale, sarà accresciuto proprio in virtù della presenza di questo laboratorio, di questa attività centro regionale di fibrosi cistica. Nella sostanza, che vogliamo dire? Uno, il progetto è un progetto e non, l'attuazione non sarà immediata. Il progetto che abbiamo lo dobbiamo realizzare sulla base di precise linee guida nazionali e siamo tra le poche regioni a cui non è stata data ancora attuazione. Quello che ci interessa non è tanto, ci interessa è provare a mettere insieme laboratori presenti nella regione che in qualche modo abbiano una determinata massa critica e laboratori che abbiano strutture, hardware e software che permetta una circolazione in rete di tutta l'attività di diagnostica. Ci interessa anche così, da una prima osservazione, non solo constatare che altre regioni l'hanno fatto, ma che sulla base di alcune simulazioni questo modello permette di risparmiare oltre 3 milioni e mezzo di euro all'anno. Ci interessa osservare che il cittadino, in ordine all'ospedale, abbiamo detto, agirà e avrà la massima tempestività, la massima qualità, la massima assistenza, ci sarà una sorta di, non ci saranno riduzioni per quanto riguarda il servizio al favore del cittadino. Molto chiaramente i punti di prelievo, i punti di erogazione, la risposta sono tutte attività che verranno mantenute nei medesimi luoghi dove viene oggi esercitata. Quindi la sostanza non si riduce assolutamente il livello qualitativo, si amplia il livello di sicurezza, si risparmia nel complesso regionale, gli ospedali, la rete emergenza-urgenza non avranno alcuna riduzione d'attività nel caso specifico di Branca per l'attività diagnostica all'interno del presidio ospedaliero addirittura sarà accresciuta. È un modello che dobbiamo ancora capire. Tempo, grazie Assessore. Sì, però su due interrogazioni, quindi... Sì, ma ha superato anche la Benissimo. Terza. Benissimo, allora, perfetto, giungo alla conclusione e semplicemente... Come? Perché stanno dando un ottimo voto per l'esposizione. Allora, alla luce di questo, noi abbiamo anche fatto questo incontro per il 18 di ottobre, dove cercheremo appunto di far capire non solo l'intervento che va nel senso di una riqualificazione, ma anche far capire numeri importanti e significativi che sono stati già realizzati nel presidio di Gubbio Gualdo Tadino, ma anche in tutto il distretto. Crescita che c'è sia in termini di prestazioni ospedaliere sia in termini di assistenza territoriale. Il tema delle strutture complesse è un tema che abbiamo ovviamente affrontato. Per quanto riguarda medicina, è già stato autorizzato, è già stato bandito, credo che dovrebbero essere anche scadute i termini per la presentazione delle domande, quindi si avvierà in tempi rapidissimi alla procedura di selezione secondo legge. Il tema è uno, e chiudo veramente, ma avremo modo di parlarne anche il 18, il vero tema nella sanità che abbiamo oggi è che, e soprattutto la mia preoccupazione non sarà a partire anche dai prossimi mesi, che fatichiamo in alcune specialistiche, in alcune attività a trovare personale medico. Non un dato su tutti, e concludo veramente, per far capire quanta sia drammatica la situazione in questo paese, non in questa regione. Abbiamo concluso, fatto un concorso per ortopedici nella ASL 1, concorso quindi a tempo indeterminato, domande per una graduatoria di almeno 4 posti, domande pervenute alla nostra azienda sanitaria 0. 0.
Quindi questo fa capire quanto sia in questo Paese cogente il tema dei nuovi medici che debbono entrare, ma è evidente, per una ragione molto semplice. Se ogni anno escono dal nostro sistema universitario circa 10.000 medici l'anno, 1.000 vengono assorbiti dal territorio attraverso i medici di medicina generale, 9.000 sono a disposizione, ma di quei 9.000 solo 6.000 vengono avviati alle scuole di specializzazione, perché il bando è grosso modo riservato per quella entità. Capiamo bene che abbiamo 3.000 medici fermi, parcheggiati ogni anno, che non possono essere utilizzati. E allora quei stessi medici aspettano un anno per ritentare, al secondo anno o cambiano mestiere oppure vanno in altri paesi, e questo è un dramma, perché è un investimento formativo importante fatto nel corso delle nostre università viene messo a vantaggio di altre comunità al di fuori di questo paese. Il tema è proprio questo: come in qualche modo possiamo trovare tutti quanti insieme una soluzione la cui risposta deve essere trovata non fra 5 anni, 6 anni, ma guardate, probabilmente già dai prossimi mesi, e gli ospedali che ne risentiranno di più saranno proprio gli ospedali dei territori marginali. E questa è la sfida che ci deve vedere tutti quanti impegnati come sistema regionale, ma anche come sistema nazionale, coinvolgendo università, coinvolgendo Ministero della Salute. E la risposta non può essere data, come è stata data anche da ultimo, aumentando le borse di specializzazione di 58 unità nel Paese, perché 58 unità, considerando che la Regione Umbria pesa l'1,5% del Servizio Sanitario Nazionale, significa che avremo meno di mezzo medico da qui a 4 anni, quindi capiamo bene. Va bene, grazie Assessore. La replica a 2 minuti a testa, grazie. Sarò rigidissimo sulle repliche. Sì, grazie Assessore Barberini. Allora, io chiaramente, Assessore, sono contento delle rassicurazioni e delle garanzie che lei ci ha dato nel suo intervento. Le dico anche che sia a Gubbio che nel territorio dell'Alto Chiascio la domanda è sempre quella, cioè quella che ha fatto il consigliere Liberati: ma la delibera viene ritirata, viene modificata oppure no? Allora, io credo che questo sia un compito che va visto successivamente alle rassicurazioni e a quello che oggi ci ha detto. Dal punto di vista tecnico lo vedremo, anche perché l'assessore ci ha detto che si tratta di un modello sperimentale, individuato, ma che avrà un'attuazione almeno biennale, quindi sulla base di tutta una serie di requisiti e di parametri da vedere. Una cosa, assessore, non mi convince, ossia ho visto la delibera 1032 del settembre del 2016, cioè di 2 anni fa, una delibera con la quale l'ASL Umbria 1 acquisisce per circa 1.782.000 euro dispositivi POCT e relativi reagenti, cioè quelli che dovrebbero essere messi nei pronti soccorsi in sostituzione dei tecnici di laboratorio, eccetera, eccetera. E questa cosa appare singolare, Assessore, perché si tratta di un atto di aggiudicazione che precede di 2 anni l'atto di riorganizzazione sperimentale. Ecco, su questo quindi saremo molto vigili, perché da questo punto di vista vorremmo capire bene se questo atto è conseguenziale o meno a quella delibera. Detto questo, come lei ha detto, noi abbiamo l'unico centro regionale di fibrosi cistica che di fatto per peculiarità richiede la presenza di un laboratorio di microbiologia, e abbiamo il servizio immunotrasfusionale che gestisce il sangue 24 ore su 24, quindi anche per questo credo che quella delibera vada modificata. Grazie. Va bene, consigliere Morroni. Sì, grazie vicepresidente. Beh, io sarò un po' più netto del collega Smacchi in questi termini. Quanto abbiamo avuto modo di ascoltare dalle parole dell'assessore conferma nella sostanza quanto era emerso nei giorni scorsi a seguito della sollevazione unanime e compatta che si è alzata nel territorio. Io mi limito a replicare in questi termini, che è la ragione stessa per la quale non ho replicato pubblicamente all'uscita fatta dall'assessore nei giorni scorsi. Un'istituzione come la Regione, l'assessore naturalmente è espressione di un'istituzione quale la Giunta regionale,
parla attraverso gli atti. Dico questo con tutto il rispetto, però quella delibera, se effettivamente le volontà sono altre, deve essere una delibera oggetto di una riconsiderazione. E una delibera che è il modo attraverso il quale, l'unico modo attraverso il quale l'istituzione parla e decide, deve contenere esplicitamente degli aspetti che fughino definitivamente i timori oggettivi che la delibera del 10 di settembre ha oggettivamente suscitato. Anche perché lei sa bene, Assessore, che se dovesse permanere la classificazione di SPOC per il laboratorio analisi di Branca, il servizio è H6 o H12 e viene demandata la scelta alla determinazione del direttore generale. Quindi le sue parole, per quanto mi riguarda, anziché fugare dubbi, li accrescono, perché la ritengo una retromarcia sicuramente dettata dal contesto che si è determinato intorno a quell'atto della Giunta regionale, ma anziché apportare quella chiarezza necessaria, a mio avviso accresce la confusione e anche le incongruenze presenti nell'atto poc'anzi richiamato dalla Giunta regionale.